Nuovamente insieme dopo il TG per la seconda parte di Calcio.Basket, ripartiamo dai campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione, ovviamente sempre con il nostro Attilio Fabbri. Buonasera a tutti ancora. A suo fianco, un grande ritorno a Calcio.Basket, centrocampista riminese in forza alla Recanatese, Francesco Lunardini. Buonasera Francesco. Buonasera a voi. Poi parleremo e tanto di Fia Riccione, ricordavamo in apertura di trasmissione l'esonero del tecnico Mirko Giorgi, abbiamo il portiere Alex Passaniti, buonasera Alex. Buonasera a tutti. Ed il difensore Fabio Sottile, buonasera. Buonasera. E poi il difensore capitano del Morciano Calcio Michele Tenti, buonasera Michele. Buonasera, buonasera a tutti. E a suo fianco invece l'attaccante del Morciano Calcio Andrea Ottaviani, buonasera, buonasera. Andrea. Buonasera. Beh, direi di partire con voi due della FIA per quanto riguarda l'esonero del mister. Insomma, è da un po' che si parlava che insomma la panchina era un po' bollente, ve l'aspettavate però dopo questo 3-0 e soprattutto vi aspettavate questo 0-3 insomma per mano del Massa Lombarda? Purtroppo era nell'aria, perché i risultati parlano chiaro, la classifica anche. Purtroppo nel calcio il primo che paga è sempre l'allenatore, questo però ci deve far riflettere, perché vuol dire che stiamo andando male. Certo, non dovevamo vincere il campionato, però neanche da stare in quella posizione, e quindi già da domenica dobbiamo cercare di dare una scossa, perché non meritiamo quella posizione. Dispiace, perché comunque ha sempre messo passione e dedizione per il lavoro che faceva. Mi spiace. Alex, cos'è successo con il Massa Lombarda? Perché è arrivata una brutta sconfitta. Poi tra l'altro c'era anche Attilio, quindi ci faremo un po' raccontare anche com'è andata la partita. Molte partite che più che il gioco decidono sempre gli episodi che si creano. Poi ovviamente giocando male non ti crei episodi positivi e alla fine perdi sempre partite che magari si possono portare a casa. Attilio, tu eri al Nicoletti, sì. Che partita hai visto? Perché insomma io ho visto un primo tempo, se l'è giocata comunque. Equilibrato, ho avuto due belle occasioni, Docente che si è mangiato quasi un paio di reti. C'è stato anche un rigore reclamato da Cuomo. Da Cuomo, sì, anche Cuomo ha chiesto il rigore, che lì l'arbitro a te Fabio, proprio sì. Per fuorigioco, vero? Sì, un gol annullato a lui per fuorigioco. Come ti è sembrato, anche se forse è sempre difficile? Sì, per me non c'era, però i miei compagni mi hanno detto che ero in fuorigioco. Quindi ci poteva stare. Quindi ci poteva stare. Ma io tutte le partite, tanto le ho viste tutte dalla FIA per il giornale, tutte le partite che ha fatto il primo tempo se la giocano, pali, traverse. Nel secondo tempo sta squadra non riesce a venire fuori. Non riesco a capire il motivo, se è il modulo del gioco, se è i ragazzi che gli manca, è una squadra che è stata costruita con dei giovani e per me gli è venuto meno parecchia gente, gli è venuto meno tutto il centrocampo dell'anno scorso e tutto l'attacco dell'anno scorso, perché l'anno scorso davanti aveva Indelicato e Passerino, due uomini veloci. Il centrocampo aveva Serafini che è passato a Rimini, che tra l'altro non gioca neanche mai, gli faceva più comodo alla Fia Riccione. E tutti i giorni allo stadio anche lui. L'occasione di poter andare in Serie C. Sì, ma lì è stato Righetti che l'ha voluto a tutti i costi, ma sapeva già che avrebbe trovato difficoltà. Però fa esperienza, insomma, la squadra di Serie C in ogni caso. Ma lui, parlando con lui, tanto tutti i giorni lì allo stadio, lo vedo quasi tutti i giorni, parlando con lui preferiva rimanere e giocare, ma perché non ha ambizioni di andare via. Tra l'altro adesso non può neanche tornare perché è il primo anno di contratto a professionisti e dovrà andare solo nelle cose, nel professionismo. Non si sa neanche se può tornare, a meno che si svincoli, stia fermo un mese, non lo so come funziona. Ma gli manca il centrocampo, che non esiste alla Fia Riccione quest'anno, perché anche Cangini con la squalifica del San Marino, adesso hanno fatto ricorso, non si sa come andrà a finire. Serafini gli è andato via, davanti gli è andato via due uomini veloci, e non è stata costruita bene la squadra. Io lo dico sotto la mia responsabilità. Vabbè, tu lo dici giustamente, ragionista che segue tutte le partite interne della Fia. Le ho viste tutte, per me ha un centrocampo molto molto leggero. In queste squadre qui ci sono dei giocatori a centrocampo. Cioè, per fortuna che si salvano portiere e difesa. Noi, il centrocampo è per una squadra è decisivo sia per la difesa che per l'attacco. Quindi certo.
Io dico che la FIA, oltre all'allenatore, deve andare sul mercato. Alla FIA gli serve un difensore, due centrocampisti e un'altra punta, se si vuole tentare di salvare, altrimenti sarà molto 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 dura. Ormai è tanti anni che sono nel calcio, vedo. Dopo ci si mette anche il gioco, perché una volta che non c'è il centrocampo lo salti, palle lunghe, quei poveri tra virgolette attaccanti, che è docente bravissimo, ieri ha sbagliato anche due gol, ma può succedere, ma non gli arriva un pallone, non gli arriva un pallone giocabile, tutti quei cross alti, tutte quelle palle alte, le difese sono ben chiuse, e questo è il motivo che i risultati non vengono. Dopo si riprende con l'allenatore, per me Giorgio è una brava persona, è un ragazzo serio, però dipende dalla disposizione dei giocatori che gli mandi anche sto allenatore. Certo, insomma, sono l'anno scorso giocatori che fanno la squadra. Giorgio ha vinto il campionato, ma Cattolica aveva una signora squadra con Pasolini, con gente che gioca anche quest'anno in eccellenza, fa la differenza. Quindi all'inizio del campionato, alla presentazione, si parlava alla FIA di ripetere l'obiettivo, ripetere campionato dell'anno scorso. Io non sbaglio mai, io ho detto la FIA quest'anno non ripeterà il campionato dell'anno scorso con gli uomini. Se viene fuori qualche giovane esperto che ti faccia, qualche giovane bravo, ma manca l'esperienza, troppe gioventù, non puoi fare il campionato scommesse d'eccellenza quando vai a incontrare squadre come l'Alfonsine, come Sant'Agostino, come la Copparese, che poi con la Copparese anche avevano dominato, pali, traverse, non lo butti dentro. Che è una squadra che lotta per vincere il campionato insieme ad Alfonsine. Quindi però se te la giochi come con la Copparese, lo so, ma evidentemente qualche valore ce l'ha anche prima, questa squadra. Il valore ce l'ha, ma non essendoci il centrocampo devi sempre saltarla. Quando trovi squadre che giocano chiuse, quando trovi squadre dopo anche la difesa a un certo punto perde colpi, perché è sempre sotto pressione, sempre sotto pressione. L'ho detto prima, quest'anno hanno trovato un bravo portiere. Se avevano la squadra l'anno scorso potevano veramente lottare per vincere il campionato quest'anno alla FIA Riccione, ma con gli uomini che ci sono adesso, se non vanno ai ripari, devono stare attenti a me per la salvezza. Francesco, invece 3-0 sull'Agnonese per la tua Recanatese, che sta andando direi molto molto bene adesso. Sì, diciamo che vabbè, domenica è stata, sabato abbiamo giocato in anticipo, è stata forse la miglior prestazione della stagione. Venivamo gasatissimi da una settimana dove abbiamo espugnato il Manuzzi contro il Cesena. E niente, diciamo che per purtroppo te, ex Rimini, poi insomma è stata, sì, è stata una cosa, una anche giornata particolare, particolare delle emozioni uniche, diciamo rivissuto. Ma aveva vinto anche con Rimini lui, sì, avevo vinto 10 anni fa lo scontro in B quando fece il rimonta con Ricchiuti e Greco, quindi ho rispolverato qualche vecchio ricordo. E niente, diciamo che è un peccato perché nel mese di ottobre siamo incappati in 2-3 pareggi da 0-0, dove in uno abbiamo sbagliato un rigore con Pera, in un altro abbiamo avuto 4-5 palle gol nitide davanti al portiere, non si è riusciti a fare quei 4-5 punti che in questo momento ci avrebbero proiettato secondi in classifica insieme al Cesena e a ridosso del Matelica, quindi questo è un po' il rammarico di inizio stagione, insomma i troppi pareggi, però comunque adesso siamo in serie positiva da 8 partite e niente, adesso abbiamo il turno infrasettimanale mercoledì, sì, contro il Castelfidardo, sì, che insomma per la Recanatese è un derby, è il derby vero e proprio, e quindi ci teniamo a fare bene, a continuare su quest'onda qua positiva. L'obiettivo della Recanatese? L'obiettivo, diciamo che la squadra ha dei valori veramente importanti, perché alla squadra che l'anno scorso ha ottenuto una salvezza miracolosa, ricordando che insomma la squadra è stata rifatta tutta a dicembre con tanti innesti, la Recanatese un anno fa aveva 8 punti in classifica, siamo riusciti a salvarci direttamente e a salvarci a 2 giornate dal termine, quindi sulla base di questa squadra sono stati aggiunti altri giocatori, i miei ex compagni nel Fano, di qualità come Borrelli e Sivilla, e quindi diciamo che l'obiettivo rimane molto alto, sicuramente l'obiettivo minimo è entrare nei playoff, e poi sicuramente se riusciamo a dar del filo da torcere a quelle che vogliono primeggiare, noi siamo i primi ad essere contenti, ecco. Questo è un campionato attivo dove bellissimo, davvero ci sono tantissime squadre che vogliono vincere. Qui non si nasconde nessuno, nessuno nasconde, si nasconde dietro un dito qui, eh? No, qui c'è il Cesena che è favorito in tutti i sensi,
a una squadra e poi si rinforzerà ancora, quindi con 11.000 spettatori abbonati. Però non mancano le contendenti, no? Non mancano le contendenti, Materica, sì. Ce ne sono, insomma. Il Materica, che tutti gli anni, lui ha anche giocato a Materica, quindi tutti gli anni arriva in alta classifica, poi in ultimo, ahimè, tutti gli anni molla. Non so il motivo, se è la stanchezza, se... L'anno scorso, di ritorno, io glielo dicevo oggi, meno sì, l'anno scorso Pesaro è andato su, gli ho rispesero, ma Pesaro e Materica perdeva il peso, perdeva il Materica, perdeva il Materica, sì. Perdeva il Pesaro. E sembrava che nessuno volesse si marcavano, esatto. Sì. Però è un bel campionato, nulla toglie, loro stanno togliendo delle belle soddisfazioni e con qualche rinforzo potrebbero dare anche del filo da torcere alle due davanti del momento. Questa è la puntata dei 3-0, perché 3-0 della Recanatese, 0-3 prima vittoria della FIA, di loro anche. E invece 3-0 del Morciano Calcio, insomma una grande vittoria sul campo di Ligia Marina. Due invita all'Icaro per vincere la partita. Ci voleva l'invito a Icaro, sì. Ci date a invitare un po' prima. Avevo invitato, ma il nostro nuovo mister ha detto no, meglio che prima stiamo calmi. È meglio che prima aspettiamo di fare una vittoria. Ed ecco che è arrivata. Allora, al primo della ripresa Gambuti, poi Bencivenga al 45esimo della ripresa e Longoni in pieno recupero al 49esimo. Tra l'altro la curiosità è che tutte e tre subentrati. Sì, in realtà il primo gol l'ha fatto Brisigotti su assist di Gambuti. Ah, ecco, però gliel'hanno dato tutti a Gambuti? No, Brisigotti. No, sul giornale ancora vedo abbastanza bene. Io ho letto Gambuti, posso assicurarti che su un quotidiano c'è scritto Gambuti perché l'ho preso. No, ha fatto assist Gambuti col Brisigotti. Quindi Brisigotti, no? Esatto. Giusto? Che giocava titolare. Perché... Due subentrati. Brisigotti e quello di Brisigotti. Tra l'altro lo vedo tutte le sere al bar, dopo se no mi critica. No, ma noi, cioè io i marcatori lo dico e se c'è qualche errore dove l'abbiamo visto è giusto anche che c'è tanto... Lui è appena subentrato, ha fatto l'assist però. Quindi esatto. È stato decisivo ugualmente, gli altri due invece sono subentrati. Sono loro, bene, però diamo giustamente il gol al marcatore giusto. Comunque sono un bel 3-0 direi. Sì, è una vittoria che ci voleva, soprattutto per il morale, anche perché trovarsi ultimi in classifica chiaramente non è stimolante anche durante la settimana per gli allenamenti. Il morale della squadra chiaramente è basso, perché non ti trovi in fondo alla classifica, soprattutto abituati da un campionato come l'anno scorso che abbiamo vinto, cioè quindi eri abituato a una certa anche gestione della settimana, trovarsi ultimi in classifica, chiaramente è una situazione un po' anomala, insomma, e anche un pochino deprimente sotto certi punti di vista. La vittoria è una boccata d'ossigeno molto importante per la squadra e soprattutto per il morale. Sono sicuro che già le prossime domeniche potremo esprimerci con dei valori superiori, ma non tanto da un punto di vista tecnico quanto da un punto di vista di entusiasmo, di mentalità, che in queste categorie credo che siano fondamentali, ecco. Quindi speriamo che abbiamo dato la svolta con questa vittoria. Ecco, ovviamente Andrea, è presto per dire se questa può essere stata la partita della svolta, però indubbiamente insomma sono tre punti che ci volevano proprio per il motivo che dicevamo adesso, insomma per anche risollevarvi un po' di morale e giocare anche con un po' più di convinzione nei vostri mezzi. Beh certo, moralmente sentivamo proprio il peso di questa mancanza dei tre punti, anche perché dopo un inizio di campionato piuttosto complicato anche a livello di calendario, visto che avevamo da affrontare praticamente le prime 5-6 in classifica, escluso il Cervia, nelle prime giornate, e avevamo la possibilità appunto di fare un pochino più di punti, giocare con squadre che diciamo hanno il nostro stesso obiettivo, però non ci mancavano sempre questi tre punti. Domenica siamo stati anche fortunati per una volta, perché loro hanno sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo, questo è stato forza mentalmente, ci ha permesso di giocare un gran secondo tempo, secondo me vincere anche meritatamente la partita. E poi avete anche arrotondato nel finale, esatto, insomma, con che non questi fa mai due gol male. Arrivati proprio in dirittura d'arrivo. Andiamo a vedere un po' di messaggi con la nostra Federica prima di andare a fare il nostro giro di campionati. Al Nicoletti ieri una brutta fiericione. Che si aspetta a sostituire il mister e direttore sportivo e andare pesantemente sul mercato? Beh, allora, il mister l'hanno già sostituito. L'hanno sostituito, non il direttore si sa chi sportivo, è, ma il direttore sportivo no, non però, credo. Rimane. Adesso sul mercato vedremo appunto che cosa si farà nel mercato di dicembre. La fiericione ha esonerato Giorgio. Un passo avanti a un cambiamento obbligato, visti i risultati. Ok. Forza Cattolica, la gente come noi non molla mai. Ricordiamo, poi dopo andremo a vedere nel dettaglio dei risultati anche questa sconfitta, la terza di fila per il Cattolica. Insomma,
ci stava perché era in una trasferta abbastanza complicata, mancava Sartori per squalifica, altri due squalificati, ancora Bianchi fuori di nuovo, Bianchi fuori di nuovo, Pazzini, che è una bella Palazzi, cioè, che insomma sicuramente due assenze che saranno pesanti anche per la prossima, però a questo punto, dopo aver perso le ultime tre, insomma è chiamata una partita di rilancio la formazione giallorossa. Attilio, il Cattolica andrà sul mercato, ci sono voci di un forte intervento. Attilio, qualcosa il Cattolica farà anche sul mercato. Qualcosa fa, l'ho detto anche Visino in un'intervista, sì, che non, mi ha rilasciato la settimana non scorsa. Eccezionale, ma qualcosa si muoverà. Andiamo avanti. Un saluto a Lunardini da Filippo Agostini, complimenti per il buon campionato fatto fino ad ora, in particolare per la vittoria sul Cesena, essendo io anche tifoso del Rimini. Giustamente, insomma, sono quelle vittorie che per il riminese valgono. Andiamo ancora con questi e con questi altri? È un dolore vedere la Fiericcione avere la peggiore difesa della regione, in eccellenza intendo, perché c'è gente che in passato ha lavorato molto e ora la dirigenza butta tutto a mare. Ok. E ora che i dirigenti del Riccione si diano una calmata. Questo non sappiamo se è rivolta alla FIA o al Riccione, penso più forse al Riccione Calcio. Andiamo con questo invito per Francesco. Lunardini torna a Rimini. Non sarebbe male. Andiamo avanti con questo. Prima vittoria del Morciano. Il Ronco, con la squadra che ha, dovrebbe avere preso il largo. Invece ha soli più due dalla seconda. Il Del Duca, che è davvero nobile, visto che tiene testa alla capolista. Ok. Ottaviani, Cattolica nel cuore, ti vogliamo bene. Anche io. Andiamo con quest'altro. Complimenti al Misano, peccato per il pareggio arrivato in extremis, ma complimenti. 10 minuti di recupero sono un po' troppi, però a mio avviso. Ok, ancora. Alex Passaniti, tieni duro, per noi samoresi rimani sempre il numero uno. Ha fatto anche la rima. Gli ultimi due? Un saluto al forte portiere della Fiericcione, grande Passaniti. E un saluto a Lunardini da Coriano, forza Francesco. Anche da Coriano. Abito lì vicino. Allora bene, andiamo a fare il nostro giro di campionato adesso partendo dalla promozione. Attilio. Promozione, ieri c'è stato un altro pareggio della capolista Ronco. Del Duca, che ha vinto il 95esimo contro il Pietracuta, stava 2-2, mantiene, si è riportato a 2 punti di nuovo, come sempre stato, perché prima era 3, adesso si è riportato a 2. Ronco, che ha rischiato tra l'altro tantissimo, ha rischiato campo tantissimo, della... però qui ho sentito un messaggio: 10 minuti di recupero. Però parlando con persone che erano lì, i 10 minuti ci stavano tutti. Perché è stato il buco nella rete, sì, hanno perso 8 minuti solo per aggiustare la rete, allora. Quindi fra le sostituzioni tutto ci stavano, anzi alla fine il Ronco ha avuto anche l'occasione del 3-2, al 95esimo addirittura, perché sappiamo che il Ronco è una squadra che non ti può mai abbassare il livello, perché non ti puoi permettere, perché ti fa subito, ti punisce subito. Comunque complimenti alla Visvesano che insomma sì, per oltre 80 minuti ha tanti minuti stata avanti anche di 2 reti, cioè quindi, fino a oltre l'80esimo, diciamo almeno. Quindi il Del Duca è un'altra bellissima squadra, ieri ne ha approfittato il Coriano, che ha guadagnato 2 punti sulla capolista. 2-1 su Russi, sì. Però è ancora lontano, il campionato è ancora da giocare. Però ci sono 2 squadre che sono molto equilibrate, anche il Del Duca che parlano, ma anche il Duca hanno squadrone, anche il Del Duca quest'anno, quindi sarà una lotta, non puoi permetterti, giustamente, perché dopo tante vittorie consecutive, un po' di rallessamento, non ha perso lo scontro diretto col Del Duca, il Ronco, e quindi è già un buon risultato, perché se perdeva poteva essere... Adesso se la giocano, qui ci sono tutte quelle squadre, c'è stata la bella vittoria della Stella, il Gambettola che si è ripreso ha vinto ancora, sì, facciamo i complimenti perché ne avevano bisogno, 2-0. Quindi ahimè la sconfitta del Torconca, però il Torconca quest'anno non è una squadra che deve vincere il campionato, lottare per i playoff, è una squadra che deve lottare per fare un campionato tranquillo. E lo sta facendo. La vedi meno attrezzata rispetto alla stagione, specialmente in attacco. In attacco, perdendo Fedeli, i gol li faceva lui, non essendoci più lui, e in attacco non è stato sostituito, e quindi è un bel campionato, se lo giocheranno quelle 2 o 3 squadre fino alla fine per i playoff, e dopo si vede anche nei playoff chi andrà su.
E qui sì, vedremo. Delle squadre che avete affrontato fino adesso, qual è quella che vi ha impressionato di più? Ronco. Ronco. Sì, Ronco è un'altra categoria, cioè, secondo me potrebbe fare l'eccellenza metà classifica tranquillamente, con l'organico a disposizione, perché la grossa differenza è anche che noi abbiamo visto, hanno fatto dei cambi, che forse la gente che è subentrata ha rotto più la partita, cioè, rispetto anche a quelli che giocavano. Quindi panchina lunga, anche forza fisica, qualità. Quindi insomma di qualità. Però complimenti al del Duca Ribelle che infatti l'ho detto, il Duca è una grossa squadra sicuramente, soprattutto davanti a dei giocatori veramente forti. Il Ronco diciamo che però è più completo, ha tre reparti assolutamente di livello assoluto per la categoria. Non ci sono punti deboli insomma. No. Andiamo nel campionato di eccellenza, ovviamente il girone B per quanto eccellenza qui ci lo riguarda. Continua a vincere e sta allungando la classifica. Passo falso del Castrocaro, passo falso, ecco, in caso col Granamica, a sorpresa. Con Granamica, questo è stato un passo falso a sorpresa, non se l'aspettava sì, perché nessuno, era in forma il Castrocaro. Perché il Castrocaro veniva dalle belle prestazioni, perdere in casa una squadra che lotta. C'è stata la prima vittoria del Cotignola, che abbiamo avuto ospiti lunedì, sì. E hanno vinto, gli abbiamo portato fortuna. Hanno battuto 2-0 il Corticella. A sì. Tutti. Continua la Marignanese, che si è portato in alta classifica, al secondo posto, che ha dato 5 gol a San Primo in rimonta, che stava perdendo sì. Addirittura la Fia Riccione, abbiamo detto che è quello che è successo, continua la vittoria della Comparise, che è una bella squadra, si trova in alta classifica 2-0 sul Diga, e Castelfranco che ha vinto col Cattolica, che abbiamo detto già prima, quindi sì. La lotta sono anche qui quelle 4 squadre, 5 squadre che fino alla fine, ma l'Alfonsine per il momento sto facendo largo. Ecco, faccio questa domanda anche a voi due, la squadra che vi ha impressionato di più? Bello, quella della Fonsina non l'hanno incontrato, no, questo caso non l'hanno incontrato? No, abbiamo preso diciamo le squadre medie, bassa classifica, però anche la Coparese, Sant'Agostino, giocare da loro non è facile, perché è una squadra fisica che mette il gioco sulla cattiveria e non è stata una partita semplice. Beh, la Copparese però è un avversario, forse voi avete giocato molto bene con la Copparese, quindi non vi ha fatto una grande impressione, però insomma è una squadra da quartieri alti. Sì, è una squadra che sta andando bene, però secondo me ce la siamo giocata più con loro che col Sant'Agostino, però eravamo anche in casa, però secondo me era Sant'Agostino mi ha impressionato di più per adesso, poi dobbiamo ancora beccare squadre come l'Alfonsine che sicuramente... Castrocaro, ma Sant'Agostino anche il Rimini ha un brutto ricordo, quindi sono quei campi dove è difficile diciamo andare a fare punti. Andiamo a vedere le due serie D, partiamo dal girone D, quello di San Marino e Classe. Qui, ahimè, male anche questa volta perché San Marino ormai 1-1 continuiamo con tanto a dire tutti i lunedì punto dopo punto il penultimo in classifica, qui bisogna punto alla volta, non solo colpa del mister, ma anche i giocatori, una squadra molto giovane, fare un campionato di Serie D con i giovani è dura, giocare sempre in trasferta è dura, perché per loro è sempre in trasferta, e quindi si parla di cambiamento dell'allenatore Medri o Bardi, perché lì il direttore sportivo è Robert Ammelini adesso, ma qui bisogna cambiare anche i giocatori e tentare di fare la salvezza, perché non era partita del campionato così, non riescono a tenere un risultato, anche ieri vincevano, subiscono sempre, vanno in vantaggio di 2 gol, rimontano, quindi per la salvezza deve lottare molto molto molto. Ma il Classe invece qui, lo sapevamo gol, che il Classe era partito dall'inizio per la salvezza, fa gli alti bassi, si riescono a salvarsi, è come se avessero vinto il campionato. E quindi, però vedo che leggendo le cronache si giocano tutte le partite, anche il Classe, quindi c'è stata qui la sorpresa in questo girone, una sconfitta in casa, 4 gol del Modena, che era la squadra che doveva ammazzare il campionato, invece la dimostrazione è che anche questa squadra può perdere colpi, perdere 4 gol dal Fiorenzuola non è facile. Può anche essere una domenica in cui si siano un po' rilassati, però... perché adesso sono a più 6, sì. Quindi insomma ci sta anche che un attimo tiri un attimo il fiato, insomma ogni tanto una battuta d'arresto. Quindi questo girone, il Modena è la super favorita, però c'è anche la Reggiana, Reggio, che potrà dire la sua, e quindi vedremo in futuro.
Andiamo al girone F, che sicuramente, insomma, vede sì, le romagnole più protagoniste, anche perché più presenti, perché qui purtroppo abbiamo nel girone D due sì, squadre che, come abbiamo detto, insomma, hanno 7-8 punti. Quindi, classe sta continuando a fare un bel campionato la Sevignanese. Bercoppa l'ha fatto ieri la San Maurese, che è rimasta anche in 10 per l'espulsione di Bonandi. Ingiusta, perché mi hanno detto, insomma, che sì, è stato fischiato. Sì, io ho visto delle immagini. Una simulazione, non... Però siamo sempre lì, prende una munizione per toglierti la maglia. Sappiamo che nel calcio... E questa è la prima, però, la seconda, però, sì, se non c'era... però dopo ti può venire un'altra munizione, bisogna cercare, lo so, viene distinto ai giocatori perché festeggiano, hanno fatto un gol decisivo in un derby... però dopo ti conto la munizione, se non prendevo la prima, la seconda, se era anche ingiusta, non veniva l'espulsione, non la salvi sua in 10. Però tu, nonostante... sai, tanto l'ho già detto come la penso su quella sì, della maglia, sì, sì, che per io, me il giallo con la maglia è una roba assurda, cioè nel senso che quando uno se recupero, che festeggi come vuole, basta che non recupero un minuto in più, se uno si toglie una maglia e lasci la squadra in 10, però la regola è quella, bisogna rispettare le regole, quindi lo sanno che così dopo la seconda, se sia giusta o non giusta, però lasci i tuoi indici. Quindi, nonostante tutto, hanno fatto una bellissima prestazione, tant'è vero che oggi il Follia ha cambiato il mister, quindi che sia colpa del mister, adesso vedremo. Perché Forlì la squadra in crisi molto, per la squadra che ha sicuramente esatto, in grave crisi. La così come non possiamo colpo, dire che goda di ottima salute il Sant'Arcangelo, perché ha pareggiato 1-1 con l'Avezzano e venerdì, ricordiamo, si è giocato in anticipo per San Martino, sì, però sicuramente non gli può obiettivi essere, obiettivi non erano quelli del Sant'Arcangelo, ecco, non può essere un pareggio che soddisfa i gialloblu. La Recanatese abbiamo detto che è partita male, ma adesso sta andando molto forte, quindi vedremo nelle prossime partite. Tra l'altro questa settimana si gioca anche il mercoledì in questo girone e vedremo i risultati. Ma qui, visto che abbiamo Francesco ospite, che quindi insomma lo sta giocando questo campionato, qual è la squadra, ovviamente a parte quella nella quale giochi, quindi degli avversari, quella che ti ha impressionato maggiormente? Allora, fino adesso non abbiamo incontrato tutte le più forti, perché credo che il Cesena abbia giocatori di categoria superiore, nel senso c'è molti giocatori che provengono dalla Serie C. Quindi la tua favorita comunque, Cesena? Sì, soprattutto per ciò che circonda Cesena, l'ambiente, la tifoseria e tutto, anche se affrontandoli abbiamo studiato nei minimi dettagli i loro punti deboli e diciamo che qualcheduno ce l'hanno anche loro, quindi... Diciamo che sulla singola partita si può battere, sì, però secondo diciamo te la lunga. Molto probabilmente tutti pensiamo che a dicembre possano intervenire dove hanno più lacune, ecco, quindi sicuramente faranno un mercato, credo, importante, perché Cesena è obbligato a vincere. Però tolto il Cesena ci sono almeno altre 5-6 squadre che spendono tanto e che sono di livello. Noi per ora abbiamo incontrato solamente il Pineto, che è tra queste insieme a noi. E il Cesena, e poi dobbiamo ancora affrontare il Francavilla, l'Avezzano, il Matelica. Per dire, l'Avezzano è ultimo in classifica, ma secondo me era la squadra che l'anno scorso giocava meglio di tutti ed è arrivato terzo in classifica, c'ha la stessa rosa, quindi questo fa capire che il livello è veramente con l'handicap, non l'Avezzano, sì, punti. Tre punti, ma diciamo che è partito male, ma la rosa è veramente di altissimo livello e fa specie vederli ultimi in classifica. Però questo è per dire che, a differenza della passata stagione, non ci sono squadre materasso. Secondo me stanno facendo bene le romagnole, soprattutto la San Maurese e la Savignanese, mi stanno insomma stanno sbalordendo tutti, perché con un budget diciamo basso stanno facendo dei miracoli secondo il mio punto di vista, e quindi niente, diciamo che ci sono 5-6 squadre che si lottano i playoff e il Cesena è quella che deve vincere, quindi speriamo che qualcuno di noi altri gli dia fastidio. La vostra prossima partita, abbiamo già detto che sarà mercoledì con il Castelfidardo, invece Alex, voi domenica sarete in casa con la lanciatissima Marignanese. Cioè, giochiamo. Non si sa, perché non si sa ancora se giocano, perché c'hanno i giocatori in nazionale. Ah, per la nazionale, per la nazionale. Dipende oggi cosa decide la società, se chiede l'invio o no. Beh, può darsi anche... che a questo punto lo chieda, proprio per dare al mister nuovo la possibilità di lavorare maggiormente, anche perché affrontare la Marignanese adesso non è proprio il massimo, no? Visto che è lanciatissimo, appena ha dato una cinquina. Sì, ma cioè, credo che alla fine in questo campionato te la giochi con tutte le squadre, è solo una questione di episodi. Non è che c'è un gran gioco, non ho visto nessuna squadra che dice ok, questi giocano meglio, devono vincere questa partita. Più che altro
te la vai a complicare da solo e poi la perdi, quindi dipende molto come stai facendo il caso proprio personale della FIA. Ho capito. Prossima in casa con il Reno invece per il Morciano. Abbiamo il recupero mercoledì sera con Misano della partita sospesa. Vedi chi forse domenica non gioca e chi ne gioca due addirittura. Ma forse ancora in forza? No, sicuro. Mercoledì sera, stadio del Misano, 8:30. Non sarà sicuramente facile perché il Misano, magari anche galvanizzato dalla prestazione importante ottenuta contro il Ronco. Quindi avremo anche questo scoglio ulteriore da superare. Ma siamo carichi anche però, noi. Sarà una bella partita. Anche voi, insomma, siete. No, sicuramente, anzi, forse abbiamo ancora più voglia di scendere in campo subito, perché per noi adesso, vista la classifica, ogni partita inizia a essere non una finale ma quasi, quindi dobbiamo assolutamente scendere in campo contro una signora squadra e cercare di portare a casa più punti possibili. Bene, andiamo a vedere anche qualche. Chiedo un'informazione: quante squadre vanno ai playoff dalla Serie D? Ecco, mi hai anticipato, stavo per fargli leggere questo messaggio. Allora, glielo facciamo chiedere da casa, visto che. Lunardini, ci puoi dire come sono regolati i playoff e i playout in Serie D? Cioè, quante squadre vi accedono? Grazie. Allora, la prima vince il campionato, invece, poi dalla seconda alla quinta disputano i playoff. Per stabilire la graduatoria di ripescaggio, quindi anche se tu vinci i playoff non è detto che tu venga ripescato in Lega Pro. E invece nelle retrocessioni le ultime due retrocedono dirette e le restanti le altre quattro si scontrano 2-2 e gara mi sa andata e ritorno o secca, adesso non mi ricordo. Però ne retrocedono altre due, quindi retrocedono quattro squadre. Chi perde quindi scende, insomma, esatto, quindi sì. Con quattro retrocessioni, così abbiamo anche l'uomo del regolamento. Andiamo con questa indiscrezione per Attilio. È vero che alla FIA torna Righetti e a Forlì il prossimo mister sarà Stefano Protti? A Forlì Stefano Protti l'hanno già quasi annunciato, a Righetti ancora la FIA no, quindi aspettiamo gli eventi, ma non credo perché Righetti in panchina non può andare. Quindi è già tesserato Rimini, al limite potrà fare un consulto con un altro. Secondo me Righetti non andrà. Non andrà, anch'io. Secondo me, ho questa sensazione. Questo? Che stile Ottaviani. Così. Grazie. E questo? Sperandio può essere l'innesto giusto per il Morciano Calcio? Ma è un giovane sicuramente interessante, purtroppo non ha mai potuto giocare perché ha avuto subito un infortunio, un problema fisico, che quindi sta in fase di recupero adesso. A noi servirebbe tanto perché è un 2000 e forse è il ruolo dove siamo più scoperti. Oggi purtroppo anche il mister ha pochissime alternative perché gli unici pochi 2000 a disposizione chiaramente li dobbiamo centellinare, dosare con massima parsimonia visto la loro importanza in questo campionato. Sarebbe fondamentale anche un suo recupero visto delle qualità che ha. Speriamo vivamente che ritorni al più presto, insomma. Benissimo, gli ultimi due? Forza Lunardini, saluti da Sant'Arcangelo. Ma da Rimini, da Coriano, Sant'Arcangelo, tutto il territorio saluta Francesco Lunardini. Il centrocampista d'ordine che manca a Rimini ce l'avete in trasmissione. Grande Luna, dall'austriaco biancorosso. L'austriaco biancorosso? Sì, non so questa, sì. Questa firma? Però mi fa piacere, le parole mi fanno piacere. Beh, chiaramente, insomma, molto bene. Tra l'altro, insomma, voglio ricordare in chiusura adesso, visto che sei ospite, anche Lunardini Skills, che è sempre questa bella iniziativa, che sono lezioni anche individuali per giovani e non giovani, anche adulti giocatori. Ci vuoi dare qualche indicazione, Francesco? In chiusura, diciamo che dopo l'apertura estiva di questa scuola di tecnica individuale, anche durante la stagione calcistica invernale, quindi ogni lunedì pomeriggio al campo della Stella, faccio delle lezioni private a chi vuole venire a migliorare tecnicamente. Prevalentemente si parla di ragazzi del settore giovanile, dell'attività di base, quindi pulcini, esordienti, però mi è capitato anche, insomma, di avere un atleta del calcio femminile che gioca in prima squadra a San Marino, quindi per tutte le età, diciamo, per tutte le età, sì. Poi do una mano anche, diciamo, ai ragazzi al settore giovanile della Stella, ricopro questo ruolo in base alla società, insomma, ogni lunedì mi manda gente di categorie diverse, ecco. Molto bene, ricordiamo, bisogna prenotarsi, però tutte le informazioni sul sito, ricordacelo, www.lunardiniskills.it. Bene, se abbiamo fatto anche questo piccolo promo, ma ci tenevo perché sono, te lo meriti, Francesco. Grazie a tutti gli ospiti, in bocca al lupo anche alla FIA.
Ragazzi, mi raccomando, Isaac si è particolarmente colpito, ma forse anche per lo 0-3 di ieri e anche per le notizie sul mister. Tra poco parleremo di Rimini, che invece è tornato finalmente alla vittoria, l'ha fatto contro la capolista, così con questi galloni si era presentata Romeo Neri la Fermana. Ne parleremo tra poco partendo proprio dall'immagine di Romeo Neri. Grazie ancora e restate con noi.